Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora ragazzi, sono tornata con un nuovo video dove vi mostro finalmente i nuovi slime che saranno presenti oggi, mi raccomando, sul mio sito, ve lo lascio scritto qua, fisso per tutto il video, www.yolandasweets.it. Sul mio sito non ci saranno solo gli slime che vedete qui, ma ci saranno anche i Pop-It in vendita, con in regalo vicino al Pop-It uno slime piccolino. Quindi affrettatevi, perché comunque di Pop-It saranno 25 pezzi, quindi comunque sono dei pezzi limitati, e anche degli slime, perché sono delle collezioni uniche, mi raccomando. Prima di iniziare questo video lasciate un bel pollice in su, ovviamente iscrivetevi ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati. Vi voglio ricordare che questo sarà l'ultimo rifornimento di slime, di kit eccetera, del mese, perché poi io vado in vacanza ovviamente. Però il sito è sempre aperto, cioè il sito c'è sempre, però quando poi tornerò dalle vacanze metterò altri Pop-It e nuovi slime, vi avviserò io comunque sempre con un video. Ancora, quindi facciamo un gioco. Il gioco di oggi è indovina la parola. La parola è questa, mi raccomando, leggete il mio labiale, è un Pop-It che vi ho fatto vedere. 3, 2, 1. Vi dico solamente che fa così ed è un animale marino. Cosa inizio col farvi vedere? Inizio col farvi vedere questo. Allora, i Pop-It saranno misti, però vi dico che ci saranno granchietti e popopolli. Avete capito? Per esempio coccodrillo, questi qua saranno un po' misti come Pop-It. Allora, il primo slime che vi faccio vedere è questo, che si chiama Unicorn Bubblegum. Perché Bubblegum? Ora vi faccio vedere il perché. Allora, trovate all'interno come regali, vi faccio vedere prima i regali e poi lo slime. Come regalo trovate all'interno questa bellissima confezione di una macchinetta di gomme, che si gira la manovella e scende la gomma. Poi trovate questa spilla a forma di unicorno, elastico unicorno e portachiavi a forma di unicorno. Poi lo slime è così, raga, è stupendo. A parte la scatola che è bellissima, lo slime è questo. Come vedete è diventato anche un po' avalanche. Cosa vuol dire? Che è colato, scende, guardate che bello. Sotto è un clear rosa, bellissimo, mentre sopra è un crunchy, vedete che bei colori, avalanche, e vedete come è sceso tutto quanto lo slime, ragazzi, guardate qua che meraviglia questo slime. In regalo, vicino a questo slime, che potete trovare in due tipologie, grande e piccolo, quindi 100 grammi e 200 grammi, questo è quello da 200, trovate uno slime piccolino in regalo e anche questi piccoli unicorni che vogliono raffigurare le gomme da masticare, però questi qua sono fatti in clay, con la pasta clay fatti a mano da me, e potete mescolarli nello slime. Ok, questo è il primo slime appunto che trovate sul mio sito. Ora ce l'ho qui sul lato ed è questo qui. Questo è lo Unicorn Starbucks Drinks. E ora vi faccio vedere in cosa consiste questo kit. Ragazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vedete già cosa ho io in mano. Allora, come regalo, raga, mi sono veramente superata. Una bibita originale, questa qua è... Eppure in vetro, cioè bellissima, originale, che è il caramel frappuccino originale di Starbucks, che potete bere con la vostra cannuccia, ovviamente biodegradabile. Poi avete il bicchiere originale di Starbucks, dove potete versare il vostro drink e berlo tranquillamente. Dentro al bicchiere di Starbucks cosa ci sta? Allora trovate il primo slime, questo slime qua si chiama Unicorn Punch ed è azzurro, clear, con sotto tutti gli sprinkles, ed è un avalanche slime, ci sono anche gli sprinkles sopra, e questo qua è bellissimo. Come regalini c'è questo libricino a forma di unicorno, una penna con tutti i peluscini,
e questo stampino, sempre unicorno, quindi regali veramente top. E altri due slime, guardate qua che bello ragazzi questo slime, questo qua si chiama Unicorn Lemonade ed è un clear slime sopra rosa e giù giallo che mischiando diventa quasi gradient arancione e sopra c'è la clay, quindi diventa molto molto carino. Poi c'è questo qua che è proprio uno unicorn frappé, frappuccino, ed è un butter slime, come potete vedere, rosa e azzurro, con sopra sempre la clay e gli sprinkles. Molto 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 bello. Questo è un altro kit che adoro, ragazzi, cioè, non è da meno il fatto che vi regalo il frappuccino originale, ragazzi, di Starbucks. Ora, passiamo a un altro mini kit. Mini kit di McDonald's, guardate qua, dico mini perché è formato da cose piccoline. Ora vi faccio vedere perché. Allora, come regalo all'interno di questo kit trovate una Coca-Cola mini da bere e un fidget toy. Poi, come slime invece, vi faccio vedere cosa potete trovare. Abbiamo questo slime qua, il contenitore non mi ricordo di quanto sia precisamente, però piccolo proprio non è, ed è lo slime ketchup, penso si denoti dall'adesivo, ed è questo qua. Diciamo che è un mezzo e mezzo clear slime, un po' e un po'. Abbiamo lo slime Coca-Cola, che profuma di Coca-Cola, e in questo contenitore abbiamo da una parte lo slime hamburger con tutte le sue decorazioni. E da una parte lo slime patatine che è appunto giallo con le palline, quindi un crunchy slime. Questo qui invece hamburger è un butter. Questo bellissimo panino fatto in clay da me che potete mescolare all'interno appunto dello slime. Ora siamo arrivati a due kit che mi piacciono veramente tantissimo, ragazzi. Allora, il primo kit che è racchiuso in questa scatola si chiama così Unicorn Bubble Tea. E all'interno ci sono delle colle perché lo slime ovviamente lo potete fare voi. Apriamo questo kit e vediamo com'è fatto. Trovate un Pop-It. In ogni kit di questo genere di bubble tea trovate un Pop-It. Ovviamente può essere differente. In ogni kit c'è un Pop-It differente, che è un portachiavi. E trovate anche qui queste bubble gum dentro la macchinetta. Poi avete in questo kit due colle clear questa volta, quindi trasparenti però profumate, guardate un po' che meraviglia, una rosa e una azzurra, stupende perché lo slime lo fate voi. Ovviamente c'è il vostro contenitore dove potete fare lo slime. Dove conservare questo slime? Nell'apposito bicchiere per creare per l'appunto i bubble tea. Questo è il bicchiere e come decorazioni, cosa c'è? Ora vi faccio vedere tutto. Allora, come decorazioni c'è sopra, per fare tipo la panna, c'è la clay. Poi avete le palline per metterle sul fondo del bicchiere. Dopo che avete fatto lo slime, ce le mettete sopra per creare per l'appunto i bubble tea. Poi ci sono gli sprinkles e ci sono delle stelline decorative che potete mettere sopra e anche del ghiaccio finto. Molto carini, ci sono queste pepite finte di ghiaccio, una fragolina ovviamente finta, avete l'addensante ragazzi, il mio addensante, mi raccomando seguite le istruzioni perché io vi ho scritto su questo foglietto tutte le istruzioni passaggio per passaggio di ciò che dovete fare per far venire il vostro slime, seguitele così lo slime vi verrà. Con l'addensante e ovviamente c'è anche uno charm a forma di bubble tea. Cioè, raga, top! Ma di cosa stiamo parlando? È bellissimo! Come ultimo kit, sempre DIY, fai da te con la colla, è questo qua, Unicorn Pancake. E qua, ragazzi, mi sono proprio superata! E ora vi faccio vedere perché. Prima di tutto partiamo con i contenitori. Allora, abbiamo contenitore per fare lo slime, contenitore per conservare lo slime. Regali.
Abbiamo questa bustina, come vi ho fatto vedere anche le altre volte, dove ci escono due palloncini che potete gonfiare a forma di unicorno e le caramelle frizzipazzi. Poi anche qui, ovviamente, seguite le istruzioni che vi ho messo all'interno del kit per fare lo slime. Poi, ancora come regalo, ragazzi, tutto il kit, guardate qua, di portachiavi, molletta, penna, stampino, bracciale unicorno, taccuino unicorno, cioè, raga. Mamma mia, proprio superata io alla grande. Abbiamo una colla, Unicorn Pink Glue, e questa qua profuma di fragola, per fare il vostro sciroppo dei pancake. Molto molto bello. Poi avrete la clay, perché all'interno di ogni kit pancake vi ho messo uno stampo. Raga, uno stampo. E ora ve lo faccio vedere a forma di unicorno, perché se voi stendete la clay potete formare il vostro pancake a forma di unicorno e formate il pancake a forma di unicorno, perché sopra ci potete spremere, ok, tipo la panna, perché ve l'ho messa dentro tipo la sac à poche. Un piccolo charm a forma di unicorno. Sciroppo unicorno, ragazzi, mi raccomando, questo sciroppo unicorno non si mangia, non è commestibile, ma è colla. Quando avete formato il vostro pancake e tutto, potete aprirlo, spremerlo per fare tipo una decorazione fantastica, anche con gli sprinkles e con la fragolina, ovviamente finta. Ricordo che troverete anche i pop-it. Questo è un esempio, allora, tipo questi, ma ci sarà anche il Pop-It unicorno, un sacco di Pop-It, molti Pop-It anche dalla mia collezione. Ok? Bene, allora, questo è tutto, grazie mille per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio bene, vi ricordo il mio sito www.yolandaswitz.it per tutte queste cose. Un bacione, un abbraccio a tutti voi e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Bye!